Buongiorno amici! Eccoli qua, Marco e Gio con Un Rifugio per Due, il vostro programma preferito, vero? Ne siamo sicuri. Anche oggi un bel prato fiorito, le montagne dietro sono un po' il nostro marchio di fabbrica. È perché vero, noi andiamo in giro per vero. Le più belle località del Piemonte e la Valle d'Aosta. Dove siamo oggi? In Bel Chiusella, signori! Perché l'hai presa così lunga? Non no, sapevi dove eravamo. Ah, ok. Val Chiusella, una valle bellissima, verde, profumata, in alcuni tratti estremamente ampia, di ampissimo respiro. Ma perché siamo venuti qua? Perché in Val Chiusella c'è un posto che no, si chiama... No, perché avevamo la benzina giusto per fare 70 km da Torino no. E arrivare giusti qui. Non è vero, ovviamente, no. Qui in Val Chiusella c'è un posto che si chiama Traversella, che è, dal mio punto di vista è estremamente affascinante. Perché? Perché è un paese che è nato intorno a tutta una serie di miniere, ormai dismesse da alcuni decenni, che però l'hanno resa in passato un posto veramente molto molto importante, un centro mineralogico molto importante. Quindi oggi il nostro rifugio sarà sottoterra, sì. Perché andiamo a visitare queste miniere, rimanete con noi. Siamo arrivati finalmente al nostro contatto qua di Traversella, perché per conoscere e scoprire le miniere di Traversella avevamo bisogno del presidente del gruppo mineralogico di Traversella, della Val Chiusella, ovvero Rosanna. Ciao Rosanna. Ciao. Ciao. Tra l'altro abbiamo scoperto che ci conoscevamo già, perché sì. Abbiamo fatto l'università insieme. Caso, pensate, lei è una geologa, lui no. Io qua però proprio hanno no, frequentato però. Più o meno gli stessi corsi. Io... Tu ti ricordavi di lui? Sì, no, sì. Cioè sono uno che colpivo da giovane proprio. Quando l'ho visto ho detto eccolo. Ecco, sei illuminata. Senti, allora, Traversella è scritto nella storia, è nata, è cresciuta, legata indissolubilmente alle sue miniere. Sì, le miniere, si chiamano miniere Traversella, sono famose in tutto il mondo. E sono nate all'incirca, cioè i primi documenti che abbiamo sono circa del 1400 ed erano miniere di rame, per poi diciamo evolversi, insomma hanno scoperto che di rame ce n'era poco, c'era molta più magnetite, quindi sono diventate miniere di ferro. Ecco, c'è la possibilità grazie al gruppo mineralogico della Val Chiusella di visitarle, c'è per tutti o no, solo per gli speleologi? No, ci stiamo attrezzando per fare degli accompagnamenti in galleria, in sotterraneo, per persone maggiorenni, ecco, l'unica cosa che si chiede è di essere maggiorenni ed essere minimamente in grado di camminare, insomma. Cominciamo ad avviarci perché la strada è lunga, quindi... La strada è lunga, però ci faremo aiutare, abbiamo degli amici molto forti e potenti che ci aiuteranno per chi non può deambulare molto. Ah, ok, va bene. Quattro ruote motrici, signori, quattro! Sono curioso. Una pausa nel tragitto giusto per riflettere su come un uomo possa appassire. Grazie, nel corso degli anni. Appassire? Ecco, non sei riuscito neanche a montare sulla sì, sella, ho capito. Se non, non dopo è una sella. Numerosi no. Tentativi. Che cos'è? Lo dico per le mie fans, sì, no? Sì. Non è una sella, è un basto, non ci sono neanche lì i pedali per salire, no. No. Le staffe. Senti, allora, pausa durante il percorso, dove ci troviamo? Allora, qua ci troviamo in una zona che si chiama, località che si chiama Ponte delle Folle, e da qui diciamo che inizia proprio veramente la zona del le miniere di Traversella, cioè il comprensorio minerario di Traversella, che comprende degli edifici ormai fatiscenti e poi gli ingressi delle gallerie. Adesso ci avvicineremo al museo. Ripartiamo! I know a place pretty as pie. With a river bend here.
up with the end of the sky. It's left in Nebraska and over a crest on a little patch of heaven way out west. Everything's green, know what I mean? Darling, it's quite the sweetest sight that you ever done seen. Ain't nothing much out there, just life at its best on a little patch of heaven way out west. These by the dozen are buzzing real peaceful. Every blue bonnet, doggone, it smells nice. Even the tumbling tumbleweed slows down to match your speed. E dopo questo percorso degno delle migliori avventure siamo arrivati, grazie alla nostra Rosanna e agli asinelli, siamo arrivati finalmente all'imbocco della miniera. Io sono emozionatissimo, invece Marco è molto affascinato questa fiammella. Sì, perché è la prima volta che vedo la lampada a carburo. Abbiamo visto anche come la prepari, esattamente come funziona. Allora, bisogna avere questa pietra che si chiama carburo di calcio, e questa roccia a contatto con l'acqua sprigiona un gas, che è l'acetilene, che è un gas altamente infiammabile, che se convogliato, prima viene messo in questa lampada, viene convogliato dal tubicino su questa, con questo ugello, può fare luce. Insomma. L'idea di avere una cosa altamente infiammabile attaccata alla chiappa sinistra o destra e averci poi il finale sulla testa, però non è che mi tenga molto tranquillo. Ma no. La miniera di Traversella, da dei documenti che abbiamo, aveva uno sviluppo di 76 chilometri. Adesso possiamo vedere, insomma, far visitare alle persone, possiamo far visitare un chilometro e mezzo. Mica poco, insomma, però, ragazzi. Cioè, tu pensa, 76 chilometri, ne possiamo vedere soltanto uno. Cosa c'è oltre quel chilometro? Veramente mi viene un pochino d'ansia. Beh, la maggior parte non riusciamo neanche più a visitarle noie, perché sono crollate, la miniera ormai è quindi 40 anni che a cui non viene fatta manutenzione, per cui è normale che la natura si riprenda parte di quello che noi abbiamo. Ecco, a proposito di natura, ho visto ormai immersa nel bosco una sorta di galleria, un bunker, una casetta, che cos'è? Quello è un bunker per minerali radioattivi. Traversella era classificato come miniera radioattiva. In realtà noi ultimamente abbiamo fatto degli studi, delle ricerche, non c'è questa grande radioattività che si pensa, tanto che infatti il bunker è vuoto, insomma. Dovevi dire no, che c'è ancora materiale stoccato, ci sono animali a tre teste qui nei dintorni. Con otto occhi qua, nascoste, quindi. No, noi abbiamo una testa in due diverse. Okay. Va bene, voi rimanete lì, noi ci addentriamo in galleria. Come ogni avventura che si rispetti, c'è stato il contrattempo, nel senso che ci siamo avventurati nella galleria principale per circa 200 metri, dopodiché abbiamo trovato tutto allagato, ma è normale, no? È normale, soprattutto quando piove molto, perché c'è un'infiltrazione di acque superficiali che allagano le gallerie. E stiamo facendo delle bonifiche per togliere l'acqua, ma non, insomma, quando è troppo è troppo. Ma io vi posso dare un volontario, vieni qua con i secchielli e comincio a portarla fuori. C'è da dire che entrare in galleria in una miniera ti fa capire quanto fosse duro il lavoro di chi ci lavorava magari 10, 12, 14 ore al giorno. Sì, secondo me noi non abbiamo neanche idea, pur entrando sovente in galleria a fare ricerca, perché siamo vestiti bene, insomma, mangiamo quello che vogliamo. Facciamo 4-5 ore quando ne facciamo tante, usciamo e ci lamentiamo. Penso che una volta fosse veramente una vita d'inferno. Ecco, poi adesso invece io non voglio parlare di quanto era dura quella vita, ma di quanto è bella in effetti questa galleria. Ad esempio c'è questo, io non so se... Una traversina. Se la telecamera riesce a inquadrare, però c'è proprio l'armatura della galleria, perché queste erano travi, immagino, che dovevano tenere sulla volta. Sì, come vedete ci sono delle rocce, parte di frana, cioè roccia frantumata, questo
ai tempi doveva tenere su tutta questa parte, perché in realtà la gente doveva passare, qua passavano i carrelli comunque, adesso per terra non si vedono più le rotaie, ma c'erano le rotaie, passavano... No, no, ma si vedono, sono sotto l'acqua, ma si vedono. Di là, sì. E questo si chiama imboscamento, veniva fatto in legno o qualche volta anche in ferro. Quanti minerali avete trovato in questa miniera? Dunque, in questa miniera Traversella veniva appunto chiamata la campionaria perché in uno spazio ristretto, il giacimento è un giacimento relativamente piccolo, abbiamo trovato più di 110 minerali diversi, adesso tutti analizzati e catalogati, e li abbiamo esposti tutti al Museo delle Miniere di Traversella. Adesso, se volete, andiamo a vederli. Assolutamente sì. Da. Usciamo. A volte fare la televisione ti regala dei vantaggi. Uno dei vantaggi che abbiamo avuto noi oggi qua per un rifugio per due è di poter entrare nel museo del Parco Mineralogico di Traversella, che sino al 24 di maggio sarà chiuso, ma noi comunque abbiamo avuto l'occasione di poterlo visitare. È veramente una collezione meravigliosa. Grazie. Qui sono tutti campioni provenienti dal giacimento di Traversella. Di questi campioni, di ogni minerale, abbiamo cercato di mettere il pezzo più significativo o più bello, e speriamo, insomma, che piaccia a tutti. Ecco, c'è una storia legata a un geode di ametista. Il geode, ricordiamo che cos'è? Una geode è una cavità all'interno della roccia che, se si è fortunati, è cristallizzata, cioè è piena di cristalli. Non sempre capita, a volte sono vuote comunque. E nel 59 è stata trovata questa geode di ametista enorme. Dicono che ci potesse stare all'interno una 500, in cui sono stati trovati dei cristalli di notevoli dimensioni. Alcuni noi li abbiamo visti, sono però in collezioni private, e con un colore assolutamente particolare, veramente bello. Però c'è un pezzettino, un cuginetto. Qui. Un cuginetto in cristallino, comunque abbastanza bello, veramente anche questo abbastanza grande. L'abbiamo esposto qua a Traversella. Perché appunto l'ametista di Traversella è un'ametista molto quotata. È un'ametista quotata perché ha un colore particolare, è diversa, un viola diverso dalle altre ametiste che normalmente si trovano in commercio. E poi è stata trovata solo quella, cioè noi abbiamo fatto un ritrovamento, un'altra geode di ametista qualche anno fa, però è un viola un po' più pallido, non è proprio quella storica. Ho capito, noi ti ringraziamo Rosanna perché è stato tutto bellissimo, cioè le miniere, il giro con gli asinelli, Traversella, conoscere te, poi tutta questa compagnia che si è fatta venendo su, ma adesso purtroppo ci tocca mangiare. Tu, se segui chi segue il programma sa che è un momento che noi aspettiamo sempre con ansia. Con grande ansia. No, mi vedo dispiaciuti. Sì. Come si dice qua, sei grinati da questa cosa. È vero. Dalle miniere ci siamo trasferiti lungo una bellissima strada in Val Chiusella e abbiamo raggiunto Rueglio, questa località molto molto bella. Tra l'altro abbiamo avuto anche l'occasione, quando siamo arrivati qua, di incontrare il sindaco. Mezza parigina. Ci abbiamo fatto due chiacchiere così. Molto simpatici, poi è proprio il classico paese della valle, si incontra la gente, tutti che si salutano, è il vero spirito della montagna questo. Infatti, e giustamente, voi lo sapete, io so sempre dove andare a mangiare, no? Certo. E vi sono detto portato. Sì, all'americano. Anche tu? Assolutamente sì, è un posto veramente che... Sono io che porto te. Ma io lo frequentavo inizio secolo. Ah, okay. Perché ha tutta una storia questo posto, secolo. No? No, è vero, ha tutta una storia. In realtà è uno degli edifici storici di Rueglio, e mi dicevano, quelli del posto, che prima di diventare ristorante, albergo e quant'altro, era la sala da ballo della valle. Hai nel capito? Senso che qua dove si ballava, capito? Dove si caricava, hai capito? Nascevano gli amori qua. Bravo, bravo. Fatto sta che lo stomaco che sta protestando, secondo me, è il caso di fare. Thank you.
noi per adesso ci stiamo riempiendo gli occhi e il naso grazie ai profumi di questi piatti fantastici, però vogliamo conoscere la padrona di casa che è poi la cuoca, lo chef, no, della situazione. Pierangela, vieni pure, adesso fa la timida, ma dai, vieni con noi, Allora, praticamente la cucina dell'americano, il ristorante qua di Rueglio, è compito tuo, se ho capito bene, giusto? Sì. Ecco. Tu, oggi cosa ci hai presentato qua? Perché sono bellissimi questi piatti. Praticamente c'è lardo e castagne. Buono! Sono dei tomini aromatizzati, della giardiniera. Giardiniera tipica piemontese. Tipica piemontese e poi acciughe con bagnetto verde. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Questo è uno dei piatti che aspettavamo con ansia perché Pierangela ci aveva raccontato di questa sua specialità, che è una specialità poi del luogo. Valle. Sì, è una specialità della valle, è praticamente composta da pane, aiucche, che sono delle erbe che crescono qua, un po' di toma sempre della valle e poi salsiccia. Quindi questa è la famosa zuppa da yucche. Zuppa da yucche. Ecco, ascolta, parliamo di erbe. Qui in realtà la Val Chiusella è famosissima per le sue erbe, sì, no? Sì, perché ce ne sono di diversi tipi. Ah, ma che cos'è che si può trovare qua? Perché c'è gente che arriva veramente anche da lontano per venire a prendere le vostre erbe qua. Allora, c'è il crujot, c'è le aiucche, c'è il pancook, c'è... Cioè, per me stai parlando di cose che veramente per me è aramaico. No, perché io... Ci sono talmente tante erbe che è difficile nominarle proprio. Ma sono tutte erbe che vengono utilizzate per la cucina? Sì, che vengono utilizzate per la cucina. Si possono fare frittate, si possono fare soufflé, si possono fare risotti, tante cose. Bisogna avere una certa cultura per cucinarle tutte. Prima parlavo con una ragazza del posto che mi diceva: qui in Val Chiusella non si muore di fame grazie alle erbe. Ci sono talmente tante erbe. Sì, infatti, grazie alle erbe e tante altre cose. Touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Io pensavo avessimo finito, in realtà hai portato questa pentola in terracotta con dentro coniglio, bagnacauda, peperoni e patate. Coniglio, bagnacauda, peperoni, patate al forno. Io coniglio e bagnacauda non li ho mai sentiti, è una tua ricetta? Sì, una cosa mia che faccio ai pranzi, alle cene, così è su richiesta. E questo giusto per farvi capire come si finisce il pranzo qui all'americano, no? Come ti finiscono? Cioè, abbiamo ancora da mangiare le tome della valle, la crostata rigorosamente fatta da te, immagino. Sì, esatto. Sì, sì. Ecco, e poi il caffè, perché è l'unica cosa che ci può salvare. Aiuta a digerire. Dopo la fantastica mangiata che avete visto, salutiamo Pierangela, la proprietaria del bar-ristorante L'Americano di Rueglio, e ci avviamo verso un'altra meta del nostro viaggio di oggi. Si scende verso valle. No, dico, dove ti ho portato? No, sono preoccupato. Dammi la mano, innanzitutto dammi la mano. No, appunto, perché posto... arriva al lago più che così, scusami, uno dei posti più romantici del mondo. Appunto, è un posto molto romantico, l'ho letto, siamo sul lago di Alice Superiore. Sì, il pontile, esatto, che ci ospita. Circa 600 metri di dislivello, sì. Qui sempre Val Chiusella, in effetti è un posto molto molto bello, devo essere sincero, per una volta hai avuto buon gusto. Infatti, ma l'idea non è mia. Ah, ecco. L'idea non è mia. Praticamente ho avuto una un esperto. Cioè conosci un esperto, un gancio esperto. Un gancio che mi ha dato appuntamento qua al lago. Il classico vecchio biologo che sta ora intorno al lago a guardare le farfalle che studiano. Il birdwatching. Sì, ho capito. Magari un po' noioso. Sì, vabbè, comunque. Magari neanche di bell'aspetto. Ecco, lo conosciamo? Andiamo a vedere un po' chi va bene, sono curioso. Um,
amiche e amici, ecco a voi il biologo, quello, sai, con gli occhiali a fondo di bottiglia, quello che studia tutto il giorno, il topo di biblioteca. Infatti stavo per iscrivermi alla biologia, perché vedo che c'è una possibilità per tutti. No, no, no. Signore e signori, Marilina, Miss. Ciao. Miss Marilina. Ciao a tutti, sì. Miss Marilina, no. Ciao Miss Marilina. Miss Marilina suona male. Senti, abbiamo saputo appunto che c'è un eroe locale, no, anzi ce n'è più di uno, però uno di questi eroi sei tu, no? Perché comunque hai fatto Miss Italia, adesso Miss Mondo, se non sto partecipando a Miss Mondo, sì. Ecco. Sto gareggiando per le regionali. E... ecco, però c'è un legame proprio con il lago di Alice Superiore. Sì, perché tutto è partito da qua, insomma, la mia carriera, tutto è iniziato da qua, sì. Con le prime foto. E vuoi farla finire qua? Cioè che vuoi affogare? No, no. No, spero di no, no. No, perché vedo che c'è una barca lì e pensavo che magari... Mi aiutate voi, no, due. Detto, sai come... scusa, con due... Allora, di la verità, allora. tu che fai, frequenti tutto il giro della moda, due pezzi di Marcantonio così, dove li trovi? Venite con me. Sono bastate quattro remate per arrivare nel centro del lago di Alice Superiore. Oggettivamente la tua prestanza fisica mi ha stupito. Dici bene, ho finito qua. Hai finito qua. Allora, la pace del lago, credo che sia tutto ciò che in realtà non c'è in un concorso come può essere ad esempio Miss Italia. Come ci si approccia a Miss Italia? Cioè, cosa succede dietro le quinte? Di tutto, di tutto, di tutto. Allora, aspetta che qua sennò... No, scusa, ha detto di tutto. Cioè, no, volevo capire che senso. Di tutto cosa? Perché qua... Cioè... No, di tutto nel senso che comunque c'è, bisogna prenderla molto sul gioco, nel senso non strapparsi i capelli. E dopo una poderosa remata sul lago di Alice Superiore ci voleva giusto un aperitivo qui al pontile con Raffaella, tra l'altro. Ciao, piacere. Che mi diceva la nostra Marilina, insomma, sei tu quella che un po' ha dato inizio. Ha acceso il motore. Tutto, no? Sì, ho conosciuto questa bellissima ragazza e l'ho convinta a fare un concorso qua da me. E da lì è partita la sua carriera. Ecco, sua madre ti ringrazierà tanto. Di solito che le mamme dicono: no, no, mia figlia non deve fare queste cose. No, in realtà la mamma è contenta. Magari sì. Non lo dice apertamente, ma non lo so, è contenta, sotto sotto è contenta. Sì, è contenta, orgogliosa. Ecco, senti, parliamo un po' di questo lago, però mi raccontavi che io pensavo che tutti i laghi fossero pubblici, invece mi dicevi che questo in realtà è una proprietà privata. È una proprietà privata, pur essendo un lago naturale, è di una famiglia, perché tutto il terreno intorno all'acqua è di un unico proprietario, quindi per l'accesso all'acqua si passa su una proprietà privata che ne determina l'utilizzo, come posso dire, esclusivo. Certo, perché devi passare per forza dal terreno non volando. Le anatre probabilmente se ne fregano di questa cosa. No, noi non possiamo. Senti, tu tra l'altro sei anche quella che gestisce il bar, il ristorante. Ho in gestione sia il pontile che la pesca con un'associazione sportiva. Questo non è un lago come tutti gli altri, perché è un'area particolare, no? Sì, qua da una decina d'anni è stato instaurato un biotopo che è una zona di interesse naturalistico a livello europeo. Ci sono delle piante e degli animali praticamente autoctoni, difficilissimi da incontrare. Tipo la zebra. No. Tipo il tritone crestato, che è una lucertola molto molto rara. Ci sono delle piantine, mi è stato spiegato che sono praticamente... aiutatemi. Arrivando alla preistoria. Cioè preistoriche e quindi anche quelle mai viste, però ci sono. E anzi, l'Università della Biologia è venuta più di una volta a cercarle, non così con grande fortuna, ma... Cioè, quindi non le trovate? Taglia! Che taglia? È la parte... Ce le ha trovate o no? Non le ha trovate. Non le ha trovate, ho quindi capito. Quindi si suppone che sia, no? È un trifoglio bellissimo che fa dei bellissimi fiori bianchi che nasce nell'acqua e quello lo si vede in estate, è facile vederlo. Anche quello è protetto e fa parte di questo biotopo, di questa natura incontaminata. Amici, che dire, sulla terrazza del pontile, lago di Alice Superiore, con... un drink in mano, Marilina, Raffaella, Marco e Joe non possono che augurarvi una splendida serata. Vi abbandoniamo, ma soltanto per poco. Alla prossima. Ciao a tutti, fate i bravi. Cin cin. Cin 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 cin. Cin, 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 cin. Yes.